Sono di nuovo io, Simo Bricks, e oggi in questo video è più una sottospecie di vlog. Vi faccio vedere cosa uso per registrare. Allora, innanzitutto io uso questa bella lampada che ho finito ultimamente. Gli ho cambiato la lampadina, adesso funziona benissimo. E in realtà la lampada è rotta, non sta su in questo modo, gli ho messo questo elastico che chiudo adesso qui. E il bello di questa lampada è che è praticamente regolabile al massimo. E ci sta, intanto qui vedete il mio ultimo mock e anche questo tutto il mio mock, tutto my own creation. Da sopra c'è il trattore e da sopra un altro ancora. Ci abbiamo il porto con tutta la maladamba e il ristorante poi giro. E niente, qua è tipo il mio letto con un po' di cianfrusaglie, un po' di cose così. E niente, ora vi faccio vedere alcune cose. Ho appena finito di bucare questo oggetto. Allora, praticamente era un vecchio porta PSP. Aveva la ventosa, però la ventosa è andata via. E visto che la PSP la uso raramente, quasi tipo mai, questo coso mi rende utile la registrazione, vedete. Ho fatto questo buco per accodarci e metterci la telecamera. Vedete che ha una buona inquadratura, è molto fissa e io posso recensire qualsiasi cosa. E ovviamente qui c'è il mio telo bianco che l'ho messo là in fondo, ma dettagli a parte. Ora vi faccio vedere questo contenitore diviso in cui io ci tengo, diciamo, la spazzatura dell'ego. Tra virgolette, nel senso che sono quegli oggetti che perdo da alcuni set, per esempio questo fa parte di un set Nights on Hite, devo ritrovare. E questo è un escavatore, sono alcune cose che sinceramente devo trovargli un posto o devo smontarle. Ma a proposito di parti di spazzatura, come vi ho appena accennato. Un attimo, ci sono, ecco qua. In questo sacchetto ci tengo le parti extra, cioè quelle parti che dopo aver finito di recensire un set o costruire qualcosa, io tengo qua dentro, vedete? C'ho un po' di tutto, alberi. Tra l'altro, sono alberi molto belli. Ne ho un paio. Ho questo tipo di paio e questi che sono molto belli. E insomma, qua tengo un po' di tutto. Sostanzialmente questo sacchetto lo dovrò dividere, perché vedete è molto a tema. C'è veramente di tutto e anzi, sapete che faccio? Ci scarico dentro sta roba. Perché prima avevo costruito una specie di reggi telecamera su questa base con dei mattoncini, ma adesso che ho trovato questo coso qua, insomma, è molto utile, non mi serve, quindi insomma, qua ci metto tutta la roba che presto smonterò. Cioè, compreso questo e questo. In teoria, questi qui sono cose molto carine, soprattutto questo carretto da gelato che ho costruito tipo tantissimo tempo fa e l'ho utilizzato per mettere. Cioè, l'ho utilizzato nella mia cittadina che ho costruito. E comunque trovate il video nel mio canale in giro. Cioè, no, il video della città. La prima versione era piccola, la seconda un po' più grande, la terza era veramente bella. E purtroppo non avendo uno spazio fisso disponibile a città, purtroppo non posso farla. E niente, quindi magari ogni tanto azzardo a costruire qualcosa sotto le feste, ma è tipo una roba che rimane lì per una o due settimane, massimo. L'ultima città che ho costruito l'ho costruita in giardino perché è un mega tavolone e sostanzialmente l'ho costruita lì perché ci stava, quindi era una buona idea, no? Tanto giocare a calcio con un camion della spazzatura, stupidaggi. E niente, cose che mi vengono in mente. Sì, vi dovrei far vedere una cosa. Arrivo subito.
Vi ricordate questo set che vi ho fatto, che ci ho fatto la recensione? Benissimo. Ho costruito una versione Lego. Ora lasciamo perdere questo. Guardiamo subito il dettaglio. Ecco, per fare una cosa decente, mettiamogli la base così come se fosse sua. Vedete? Ho costruito una versione Assassin's Creed in stile puro Lego. Ho il mantello, l'ascia, la pistola, la spada. Ora leviamo il cappuccio perché gli ho messo la classica parrucca e i capelli neri. Devo dire che ci sta molto meglio, ci sta molto bene. Vedete la tunica? Carina. E bella lì. Intanto vari oggetti. Via. E niente, quindi veramente carino questo soggetto. Questo Brick Separator io tendo sempre a tenermene uno nel cassetto. Ed è utile, insomma. È molto utile per staccare i pezzi che sono belli ostinati. Allora, una delle cose veramente utili che io tengo nel cassetto è questo. Allora, non è. È un oggetto molto utile. Se voi avete del Lego, allora ci sarà. È una classica situazione, no? Voi avete il Lego sulle mensole, ma dopo un po' si impolvera. Con questo pennello leggero riesce a spennellare via benissimo. Tipo, questo è un po' impolverato, un attimo. Voi lo passate qua così e pulite il vostro set in modo fenomenale. Devo dire che è una buona combinazione. È veramente un buon uso. Cose da tenere nella postazione, ecco, io di solito tengo questo pennello, poi ho sempre con me dello scotch che uso per, adesso questo qui è vuoto ma non fateci caso, lo uso per appendere il telo bianco alla parete, che in questo caso il telo bianco è là dietro, e ovviamente un piedistallo per la telecamera. Che uso poco. Poi, altra cosa fondamentale, una bussola per misurare il tempo. No, scherzo. Questo è un oggetto che c'è nel cassetto. Insomma, non vi faccio vedere quanta roba c'è in questo cassetto, ma è veramente una roba bribriosa. Cioè, poi, carica batterie per la videocamera, utile da tenere. Non si sa mai, cioè, tutte le volte che registro la telecamera è o spenta o scarica, non si capisce perché. Ma comunque è una buona idea. Poi c'è questa trombetta che serve per amplificare il suono. No, mi sto prendendo in giro. Non serve a niente. Cazzate a parte. E niente, boh. In realtà in questo cassetto ci sono già frusaglie e basta. Dovrei dare una sistematina. Perché questa è la mia scrivania, tra virgolette, perché non la uso solo io, ci sono anche le mie sorelle, ovviamente. Questo è un contenitore molto utile. Cuffia di scorta. Bella bazzecola perché ormai non ho né le cuffie né la cuffia di scorta. Quindi che cazzo serve proprio? Cioè, è una roba inutile. Tanto casualmente, guardate dove è andato a finire. La mia cuffia, cioè, era proprio epico. Vabbè. Questo. C'è pure un CD, veramente. C'è anche questa collezione di Rollins, stupidissima. Cioè, proprio da tenere 10 cose stupide da tenere in un cassetto. Vabbè, vinco tutto, cioè, veramente. E niente ragazzi, io chiudo il video nel mentre che lo carico, tento di sistemare tutto sto ambaradam, sistemo un po' il cassetto e forse a breve uscirà un video, forse un video di, credo che farò uscire un video su un gameplay epico di Trackmania. Ragazzi, state sintonizzati perché Trackmania è veramente un bel gioco, mi piace un casino. Tra l'altro, ultimamente ho creato un secondo profilo e ho, tra virgolette, ho hackerato il sistema scaricando altri mod pack che vi permettono di giocare totalmente gratis in nuove modalità con nuovi oggetti. Quindi veramente una figata. Intanto ci sono ancora in giro zanzare, ma è una roba assurda. Minchia, siamo a settembre inoltrato e ci sono ancora le zanzare.
Io non capisco. E niente, ragazzi, per questo video è tutto, anzi, è durato troppo. Ciao e alla prossima.